Il conto alla rovescia è ormai partito, gli animi scalpitano, i nervi sono a fior di pelle. Vogliamo parlare un po' di quello che saranno gli esami di maturità 2013? Sì, nella nostra provincia d'Arezzo saranno coinvolti ben 2.593 alunni, in flessione rispetto all'anno scorso, che invece erano 2.703. E abbiamo, diciamo, si sono insediate già da ieri 67 commissioni che hanno fatto già la riunione preliminare rispetto alle 69 dell'anno scorso. Praticamente, che cosa porta quest'anno di nuovo la maturità? Non molte cose, rimane comunque l'incognita del plico telematico, che comunque l'anno scorso ha avuto un buon successo e quindi auspichiamo che avviene con la stessa modalità, quindi non ci siano problemi, quindi anche quelle perplessità che avevamo per quanto concerne, diciamo, il sistema, diciamo, di criptazione e anche la fuga di notizie che poteva essere attraverso il web, comunque su questo siamo abbastanza tranquilli. Altre novità rispetto all'anno scorso non ci sono in maniera particolare, rimane il punteggio su 100, quindi con 45 punti da dedicare alle prove scritte, 15, 15 e 15, di cui la prima prova parte domani ovviamente, e i 30 punti saranno destinati al colloquio e 25 punti sono già stati calcolati per quanto riguarda i crediti che i ragazzi hanno acquisito nell'ultimo triennio. Anche per la lode rimangono gli stessi criteri, tanto è vero che verrà assegnata a coloro che hanno raggiunto una media in terza di 8, in quarta di 8 e addirittura nella quinta classe di 9, quindi rimane un po', diciamo, una situazione abbastanza difficile poterla avere. Poi c'è comunque, come ben sapete, il discorso del bonus in uscita che fa discorso a sé e lo spostamento dei test selettivi per l'università. Che cosa c'è di interessante? L'interessante è che è un momento particolare per i nostri ragazzi, perché dopo 13 anni di un percorso scolastico si arriva a una prima meta e in questo ovviamente tutti noi ricordiamo diciamo l'angoscia di questo esame che comunque ci accompagna per tutta la vita. Ora si tratta di considerare quali sono i momenti, diciamo, di stress dei ragazzi. È uno stress fisiologico quando si affronta una prova impegnativa, però d'altra parte il consiglio che possiamo dare ai ragazzi è quello di calmare la propria ansia. Quindi una prima serata, la sera prima degli esami, in cui ovviamente si cerca di andare a letto presto, e le ultime ricerche dimostrano che ascoltare un buon brano di musica possa molto attenuare l'ansia, e che poi comunque la musica è vista sempre come un momento di rottura con uno stress accumulato, con delle prove che praticamente non si padroneggiano a pieno. Ricordiamoci che nessuno può sapere tutto, quindi questa angoscia nasce da non padroneggiare completamente tutto quello che è il materiale di esame. Un altro punto di vista è quello, per esempio, di la mattina, della mattina della prova, fare una buona colazione, perché questo può aiutare a darci il carburante, quindi non rischiare di rimanere senza carburante, e allo stesso tempo anche, diciamo, di gestirsi al meglio in una situazione tranquilla, combattendo su quello che è uno stress troppo accumulato. Del resto la prova di domani è una prova che non è molto temuta dai ragazzi, statisticamente sappiamo che la prima prova è particolarmente preoccupante per un 5% dei ragazzi, perché come si sa sono molte le modalità che possono essere messe in campo, per esempio la percentuale più alta è quella del tema, diciamo, di attualità, dove tutti i ragazzi possono trovare spazio. Certamente sulla scelta di queste tipologie poi il testo abbreviato, ci sono il tema storico, cioè ciascuno di questi, però se pensiamo al tema storico, per esempio, viene scelto da circa il 5% rispetto all'attualità che arriva fino al 40%. È ovvio che ciascuno, secondo il proprio profilo e la propria preparazione, deve essere molto oculato nella scelta della modalità della prova che vuol fare. Poi che si può dire? Si può dire che
L'importante è non solo la scelta oculata della prova, ma anche l'attenta lettura del testo, perché questo comporta uno schema, diciamo, di componimento che poi aiuta poi in una valutazione migliore rispetto ad altri che sono un po' più idee confuse. L'altra cosa è quella di leggere e stare molto attenti ai contenuti, ma di più si potrebbe anche dire che è importante una rilettura molto approfondita, sia per la punteggiatura sia per il controllo specifico degli errori. Questi sono degli elementi che possono sicuramente incidere profondamente sul risultato finale del ragazzo. E credo che non ci siano problemi particolari se non un'attenzione, diciamo, fisiologica che i ragazzi devono avere, però ecco, io quello che mi raccomando sempre soprattutto è il fatto di non perdere tempo in escamotage di copiatura, perché questo è un tempo rubato a una riflessione sistematica che poi li aiuta molto poi nella riuscita della prova. E quindi non copiare, che ovviamente voi sapete che il rischio che è grandissimo, è grandissimo perché oggi la tecnologia avanzata può comportare anche l'utilizzo di macchinigegni vari che sono ormai infiniti, che però possono, se scoperti, incidono gravemente addirittura con la sospensione dell'esame. Quindi credo che è un rischio che non devono correre i ragazzi, e c'è di più. Io credo che un auspicio è questo. I ragazzi che si sono impegnati, credo che anche nell'ambito della famiglia è importante in questi giorni di esame, diciamo, dare un forte credito ai ragazzi, quindi rinforzare la propria autostima, l'autostima. Poi ovviamente il tutto dovrebbe essere una conclusione dolce di un percorso anche faticoso, ma che comunque viene sicuramente premiato, in quanto noi sappiamo che la percentuale dei promossi è altissima. Quindi in un certo senso queste preoccupazioni ci sono, forse ci devono anche essere, però non più di tanto. Quindi un in bocca al lupo a tutti. Sì, sicuramente un bocca al lupo a tutti, e sicuramente noi siamo qui stamattina in videoconferenza con tutti i presidenti, e credo che il primo obiettivo di tutti i presidenti e della scuola tutta è quello di favorire questi esami e quindi predisporre una serie di misure per facilitare questo percorso dei ragazzi, e quindi ci si augura e si auspica che ognuno possa avere il punteggio che si merita, insomma.